Moro, che è nato da Del Moro, è un cantante di successo che ha una grande popolarità, che viaggia tutto il mondo, che è stimato e che ha quindi anche, anche un talento, quindi esprime il proprio talento e secondo così il pensiero dominante non dovrebbe avere delle frustrazioni, perché è un uomo che ha successo, denaro, viaggio, fa quello che vuole e quindi sembra molto strano questo suo comportamento. E invece qualcuno si aspetta da un cantante, no? Che ha successo, che è pieno di soldi, quindi che non ha delle frustrazioni, si aspetta un atteggiamento di rispetto verso la persona amata. E è la ragione per cui il padre non sospetta, perché talmente non c'erano ragioni, per cui dice, ma perché? No? Quando la figlia lo chiama dall'ospedale, che dice, sai, ho una costola rotta, ho un braccio rotto, lui ci crede quando lei dice, sono caduta, perché è talmente incredibile, perché non è, se tu dici, se un padre sente una figlia che è sposata con un uomo che si ubriaca, che non ha una lira, che è arrabbiato col mondo, che è furibondo e dice così, magari sospetta che ci sia una persona che picchia, ma in quel caso era difficile, era veramente difficile. E poi come molte persone appunto un po' psicopatici, certamente psicopatico era questo cantante, aveva una capacità proprio di doppia personalità, capisci? Tu hai mai letto Dr. Jekyll e Mr. Hyde? No, no. Qualcun altro dice fortunatamente, è un bellissimo libro che poi è diventato emblematico perché è un signore che si chiamava Dr. Jekyll quando stava in mezzo al pubblico, tutti gli volevano bene, lo consideravano un signore molto gentile, garbato, che lavorava, eccetera. Poi quando entrava nel suo laboratorio e venivano queste furie di cambiare la realtà, a questo punto uccideva, voleva trasformare l'individuo, voleva, insomma, era un sadico, un violento, no? Diventava Mr. Hyde. Era una doppia personalità, è diventato emblematico dalla letteratura. Però ci sono nella vita persone che hanno doppia personalità, che sono apparentemente normali, carine, simpatiche, per cui viene molto difficile identificarle con quell'altro che poi diventa in certi momenti, capisci? Questo è il caso del cantante che aveva una doppia personalità. E allora c'è una tattica che io ho studiato e che mi è sembrato molto, che si ripete sempre. Questa tattica consiste nell'isolare la persona che si vuole colpire. Allora, infatti cosa fa il Moro? Lei, la sua donna amata, la ragazza amata, è un'attrice e ha un suo lavoro. E lui comincia a dire, ma tu non fai niente come attrice, tu non sei capace, non lo vedi che non trasmetti nulla. Le fa perdere la fiducia in se stessa. E questa è già una forma di indebolimento della persona. Lei infatti lascia il lavoro di attrice per dedicarsi totalmente a lui. Poi lui la isola prima dal lavoro, poi agli amici. Dice, ma guarda che i tuoi amici non ti vogliono bene, ti prendono in giro, parlano male di te. E piano piano la isola dagli amici. Ultimo, la isola dalla famiglia. La madre è morta, il padre è una persona civilissima, ma lui sente che quel legame è importante, allora fa di tutto per allontanare la donna amata dal padre. Quando questa donna è totalmente isolata, viene attaccata. E guardate, questo metodo, curiosamente, è il metodo dei lupi. Cioè in natura esiste, però noi siamo esseri umani, dovremmo aver superato questo sistema, diciamo così, di bestie selvatiche.
I lupi marroni, c'è un lupo giovane che va in giro a cercare un animale debole, un animale ferito, un animale piccolo, si è allontanato dal gregge, lo isola sempre di più e quando è ben isolato chiama gli altri lupi e lo attaccano insieme e lo ammazza. Ed è anche, questa è una cosa curiosa, anche il sistema della mafia. La mafia usa questo stesso sistema, isolare la persona che si vuole colpire, denigrarla, farle perdere fiducia in se stessa, farle perdere la solidarietà degli altri e poi attaccarla. È successo con Falcone, qualcuno si ricorderà la storia di Falcone, grandissimo, noto magistrato, eroe, diciamo così. Beh, lui è stato accusato, poi abbiamo saputo dopo che era la mafia che lo accusava, di essersi messo da solo la bomba nella sua casa, denigrato in tutti i modi, dicendo che lui era un magistrato incapace, corrotto, e in questo modo isolato, creando dei dubbi intorno a sé. Quando lui era totalmente isolato, è stato attaccato e è stato ucciso. Quindi non è un caso che sia un atteggiamento culturale che appartiene alla natura, prima di tutto con i lupi, poi appartiene alla mafia che usano degli atteggiamenti, diciamo così, animaleschi, e poi dell'uomo che si sente sfidato, privato del suo dominio. Quindi un uomo sano, un uomo sereno, un uomo forte non ha bisogno del dominio. Il dominio viene dalla debolezza, dalla paura e dalla sfiducia in se stessi. E lì il dominio può diventare una tale ossessione che si arriva all'omicidio. Ecco come. Però questo può succedere anche a una donna. Di solito le donne se la prendono con i bambini, perché sentono come proprietà. Cioè, per le donne, per le madri, insomma, se vedete la cronaca, no? Ci sono delle madri che uccidono i figli, no? Perché loro considerano i figli come proprietà e quindi le possono fare quello che vogliono. Anche buttarsi alla finestra, se lo do un figlio, è proprietà sua. Gli uomini, sempre per ragioni storiche, sono stati abituati a considerare la famiglia una proprietà, la moglie una proprietà, i figli una proprietà. E allora, quando si scatenano contro chi vuole l'indipendenza, se la prendono con coloro che considerano la proprietà. Di tutti i giorni, questo delle cronache appartiene tutti i giorni alla cronaca, il delitto che viene chiamato femminicidio, no? Purtroppo è in ascesa. L'anno scorso ci sono stati 130 casi, che vuol dire una ogni due giorni, delitti in famiglia, cioè delitti tra persone che si sono amate ma che a un certo punto si dividono e, come ho detto, lui perde la testa. Quest'anno ce ne sono ancora di più. Quindi noi dobbiamo pensare che questo sia un fenomeno, una malattia del nostro tempo e che dobbiamo in qualche modo combattere. Per combattere il male, dobbiamo conoscere. Ecco la ragione per cui io mi sono soffermata su questi casi. Più si conosce il male, meglio noi siamo guariti per combattere. Finisco con l'ultima mia così, riflessione. Che la violenza non riguarda soltanto chi la subisce e chi la fa. Cioè, per esempio, tante volte io sento dire: no, ma io sono felice in famiglia, nessuno mi ha fatto male, sto benissimo, nessuno mi ha mai picchiato, quindi la cosa non mi riguarda. Invece ci riguarda tutti, perché il male fatto a una persona debole, un bambino, una donna, una persona debole, un immigrato, debole, è una ferita sociale e quindi ci riguarda tutti. È lì che dobbiamo, per questo dobbiamo reagire, non soltanto quando ci tocca personalmente, no, altrimenti è un fatto egoistico. Non c'è bisogno di essere stati abusati, picchiati, violentati per rivoltarsi.
La rivolta doveva venire da tutta la società indignata contro la violenza che si fa sui più deboli. Questa è la ragione per cui io ho scritto questi due libri. Uno è, si chiama Buio, ed è un libro di racconti sulla violenza contro i bambini, e questo si chiama L'amore rubato, ed è una serie di racconti, sempre presi dal vero, storie di violenze contro le donne. Ora diciamo che in tempi molto lontani era sancita dalla legge l'inferiorità femminile, quindi se parliamo anche fino all'Ottocento, il diritto di famiglia stabiliva che il padre era proprietario e responsabile della famiglia, e il padre era proprietario della moglie e dei figli, poteva farne quello che voleva in un certo senso, e aveva un'autorità assoluta sui figli e sulla moglie. E questo certamente ha creato anche una forma di abitudine mentale. Ecco perché dico che certi uomini, soprattutto quelli più deboli, di fronte alla perdita di questo controllo, di questi privilegi che ha nel rapporto con la famiglia, perdono la testa, veramente non capiscono più nulla, possono diventare anche... Adesso le cose sono cambiate, Palma, le cose sono cambiate, addirittura noi abbiamo sancito per legge la parità. In Italia la legislazione è paritaria, noi siamo per legge pari, va bene? Però le leggi si cambiano abbastanza facilmente, la mentalità un po' di meno, per cui ogni tanto risorge come un rigurgito una mentalità arcaica che tende ancora a pensare che l'uomo debba controllare, dominare, possedere la donna o i figli, e allora quando sente venire meno questo possesso impazzisce. Questo è. Però come ho detto, non è che tutti gli uomini sono uguali, per fortuna sono i più deboli, i più impauriti, i più egoisti, che non riescono a, sono terrorizzati da perdere l'autorità, e allora questi si identificano con il concetto di virilità che è basato sul possesso. Ecco perché scatena questa, però il concetto di possesso l'abbiamo superato con la civiltà, perché la civiltà ha stabilito, la civiltà, le conquiste, anche quelle di Gesù Cristo, voglio dire, l'ha detto prima di tutti Gesù Cristo, cioè non si può possedere nessuno perché tutti sono sacri, cioè non si può possedere una persona. Come si possiede un animale, non si può, perché diventa subito schiavitù. Se tu possiedi anche per ragioni di amore, non è giustificato il possesso, non puoi possedere neanche un neonato, perché il neonato appartiene a se stesso, tu lo devi curare, lo devi adattare, lo devi educare, proteggere, ma non è il tuo possesso. Questo alle volte le persone non lo tollerano, gli sembra che manca qualcosa nella loro identità, se gli togli il possesso, capisci? Allora bisognerebbe semplicemente lavorare sulla cultura del rispetto verso l'altro, e cioè, fin da piccoli capire che l'altro è l'altro, e se l'altro ha una sua autonomia, tu non lo puoi possedere, mai, in nessuna ragione. Non c'è amore che giustifichi il possesso dell'altro. Che ci sono delle abitudini mentali che entrano come una doppia natura nell'essere umano, sono abitudini storiche che ci portiamo dietro e che a volte ci fanno agire molto tempestivamente, ma queste tematiche forti fanno parte della realtà. Ah no, la domanda che prima a cui non avevo risposto è perché queste persone, queste donne non reagiscono, no? Ecco, queste donne non reagiscono, e perché io ho scritto che non reagiscono? Perché questa è la realtà, perché io mi sono ispirata a storie vere,
E nelle storie vere la maggior parte di queste donne non hanno denunciato. D'altronde questo lo dice l'ONU nelle sue statistiche, che il 90% delle donne che subiscono violenza non denunciano, quindi evidentemente è una realtà. Io ho denunciato questa realtà, non perché mi faccia piacere che non denuncino, ma perché so che è così, perché c'è una mancanza di fiducia in se stessi, una paura di affrontare un processo, eccetera, eccetera. Guarda, ci si arrende quando non si ha fiducia in se stessi, capisci? Per questo è molto importante amarsi, avere una buona opinione di sé, rispetto per se stessi, perché se uno rispetta se stesso si fa rispettare anche dagli altri. Sei d'accordo con me? Se tu non ti rispetti, se tu non ti rispetti, non ti rispettano neanche gli altri. Perciò la prima forza di un individuo sta nel rispettare se stesso. Quindi, per esempio, cosa vuol dire rispettare se stesso? Vuol dire che certe cose non si fanno non perché c'è la polizia o perché c'è qualcuno che ti sta a guardare, ma perché tu, per rispetto verso te stesso, cioè io non rubo per rispetto verso me stesso, non perché c'è qualcuno che mi sta a guardare, oppure perché ho paura di andare a finire in prigione, capisci? Dovrebbe essere questa la ragione. Oppure io non stupro, per dire, io uomo, se fossi uomo non stuprerei perché avrei per rispetto verso me stesso. Questo dovrebbe essere la ragione vera. Allora, noi ci dovremmo comportare bene non perché c'è qualcuno che ci denuncia e possiamo rischiare la prigione, perché questo è un po' meschino. C'è anche questo, purtroppo bisogna anche tenere conto di queste ragioni. Ma la vera ragione profonda per cui noi non agiamo male è per non perdere il rispetto di noi stessi. E ti assicuro che nel momento che tu perdi il rispetto di te stesso, immediatamente gli altri capiscono subito e diventano, perché sei tu il primo che non ti rispetti, quindi non... E molte donne non si rispettano perché storicamente sono state caricate di una serie di valori negativi. Tu pensa che purtroppo la Chiesa stessa ha nella Bibbia, perché poi il Vangelo è tutta un'altra storia, ma nella Bibbia si dice che la colpa della cacciata del paradiso è delle donne, no? E questo poi Cristo l'ha negata, cioè è andato contro questo parere. Anzi, la parola di Cristo è meravigliosa, perché veramente è per la parità. Cristo, quando è morto, è apparso a due donne. E nel mondo antico le donne non si potevano testimoniare, non avevano diritto di testimonianza, e invece Cristo fa in modo che la sua risurrezione viene testimoniata da due donne. Non è poco, è una cosa importantissima. Quindi c'è evidentemente una deriva anche della Chiesa, e così insomma dei poteri forti, che si allontanano da questo concetto del rispetto verso l'altro. Come ho detto prima, soprattutto quei figli se la prendono, ma certo, però devo dire che storicamente le donne sono più abituate a sublimare, cioè sono state obbligate dall'educazione a sublimare la propria aggressività. Tutti gli esseri umani sono capaci di fare il bene e fare il male, quindi di aggredire. Tutti, anche le donne sono esseri umani, non è che sono incapaci di aggredire. Gli animali diventano feroci quando si aggrediscono, quando diventano in pericolo di piccoli. Quindi non è che gli uomini, quei pochi uomini che aggrediscono le loro donne, lo fanno perché appunto hanno paura dell'autonomia, non sentono di dominare abbastanza queste... sì, sono diventate più forti le donne, sono diventate più indipendenti. Una volta una donna sposata, ma leggete Anna Karenina oppure Effie Priest, dei libri famosi, Anna Karenina e Tolstoi, è una donna che
rompe un matrimonio, se ne va da un marito che non ama e non può che finire suicida, perché non c'era posto per una donna che voleva l'autonomia. E quindi era effettivamente molto difficile per una donna in qualche modo ribellarsi. Per un uomo invece abituato a comandare in famiglia, a comandare nel territorio, nell'ambiente, era il fatto che una donna si rendesse indipendente era un'offesa alla sua autorità, alla sua autorità di padre, di marito, di fratello. Ci sono tantissimi casi di questo tipo. Lei dice, si può aggredire con le parole, certo. Infatti ho detto che le donne sono violente come tutti. Non è che le donne non sono violente, di natura. Tutti siamo violenti, come tutti gli esseri umani. Sono capaci di essere aggressivi e dolcissimi, tutte e due le cose. Si tratta di governare, controllare la propria aggressività. Questa è l'educazione. L'educazione e la sublimazione consistono nel governare e nel indirizzare in una maniera positiva la propria aggressività. Ora, le donne hanno imparato a fare questo storicamente perché sono state costrette attraverso la repressione storica, l'esclusione storica, a sublimare di più. Gli uomini meno, anche perché tra l'altro è un po', come posso dire, è abbastanza contraddittorio, perché da una parte si dice agli uomini non uccidere, è un tabù assoluto, tutte le religioni dicono non uccidere, però in guerra sì, quando te lo dico io sì, capisci che è una contraddizione abbastanza paranoica, perché tu dici non uccidere crei un tabù profondissimo in tutti gli esseri umani che imparano a non uccidere, e poi però ti dicono però adesso in guerra se te lo dico io ti metto il fucile in mano tu vai e uccidi. Ma è una cosa, è una contraddizione, non va bene. Infatti Cristo giustamente ha detto non uccidere, basta, non fucili via. E anche San Francesco, quando si faceva la quinta crociata, Francesco che era di lunghi con un saio, va avanti alla crociata che stava preparando, va da Mietta in Egitto, va a parlare col sultano d'Egitto, che poi era il nemico, e gli dice ma perché ci dobbiamo suddellare? Ma perché non ci diamo la mano? Come fa Francesco oggi il Papa? E Francesco la pensava così, per quello che oggi il Papa si chiama Francesco. E dice, e il sultano d'Egitto lo guarda strabiliato, e era zuppo, tra l'altro Francesco era piccolino, bruttarello, con le verde svettola, e cioè fisicamente non era imponente, però aveva un carisma tale che quando apriva la bocca tutti rimanevano strabiliati dalle sue parole. Allora anche il sultano, quando Francesco gli dice ma perché ci dobbiamo fare la guerra, perché non discutiamo, perché non parliamo, perché non facciamo un accordo, lui quasi convinto, il sultano, e lo guarda con benevolenza, è quasi convinto, se non che quelli della guerra, cioè i crociati dietro, i militari che avevano le alabarde, che avevano le spade, che avevano i cavalli, fremevano perché loro volevano fare la guerra. E cosa facevano? Andavano in Egitto, andavano in Palestina a conquistare secondo loro le terre originali, ammazzando tutti quelli che non erano cristiani. Tutto questo che c'entra con il cristianesimo? Che c'entra con quello che aveva detto Cristo? Che aveva detto porgete l'altra guancia, amate il prossimo uomo. E non è che aveva detto, Cristo non ha detto ama il prossimo tuo cattolico o cristiano, ama il prossimo tuo, punto, basta. Capite perché c'era uno scontro all'interno del cristianesimo? E questa è la ragione per cui c'è stata anche all'interno della Chiesa, anche nel cristianesimo, diciamo, una corrente fortissima di pace, di
colloquio, di dialogo, e poi c'erano quelli che volevano fare la guerra. E anche volevano fare la guerra anche contro le donne, cioè volevano dominare, volevano che capofamiglia fosse il proprietario degli schiavi, delle donne, dei bambini, degli animali e basta. Contro questo si è combattuto per millenni e oggi siamo arrivati almeno a stabilire che legalmente la schiavitù non c'è più, però come ha detto legalmente. Poi la schiavitù rientra perché per esempio le prostitute minorenni che vengono dall'Africa, vengono dall'Asia e vengono comprate e vendute sono una forma di schiavitù moderna, no? Quindi dobbiamo sempre ancora combattere contro la schiavitù e lo possiamo fare anche benissimo in nome di Cristo perché è ancora di una grande modernità. Io credo che l'amore è volere il bene della persona amata. Guardate che quando l'amore diventa possesso a costo di tenere schiava una persona amata non è più amore. Se si vuole sottomettere la persona che si dice di amare non è più amore. L'amore è il bene dell'altro. Vi ricordate quella famosa storia di Salomone che vengono due madri che si contendono un bambino, no? Questo credo che sia dal punto di vista metaforico perfetto. Allora la madre, una madre dice questo bambino è mio, l'altra madre dice questo bambino è mio. Allora Salomone molto intelligentemente dice va bene, adesso io lo divido a metà con la spada e lo diamo a metà di una delle due donne dice no, dallo pure all'altra donna ma non lo tagliare a metà, ed era la vera madre. E lui capisce immediatamente che non aveva madre, perché? Perché lei rinunciava al suo possesso ma voleva che il bambino fosse sano, che non fosse ammazzato, no? Perciò questo è l'amore vero. L'amore vero è volere il bene dell'altra, della persona amata, anche quando questo bene diventa per noi un dolore, un dispiacere o un sacrificio. Questo è l'amore vero, questo è l'amore vero. Se no poi c'è l'amore egoista e l'amore per me è l'amore narciso, cioè si vuole vedere nell'altro l'immagine propria, si vuole vedere negli occhi dell'altro l'immagine propria, ingigantita, però quello non è amore, quello è un'altra cosa, quello è una forma di narcisismo sfrenato. Purtroppo molti scambiano il narcisismo per amore. Allora quando si dice ti uccido per amore o ti stupro per amore, state tranquilli che è una menzogna totale, perché l'amore non tollera, il vero amore non tollera il male dell'altro, si vuole bene dell'altro, questo è l'amore, questo è l'amore. Quando diventa un modo di schiavizzare, di agire con prepotenza, di dominare l'altro, non è più amore, almeno